Natale quest'anno. Dottor Tatone, investire su, naturalmente sui giovani, ma soprattutto su un patrimonio immateriale, su una frontiera che ne dica, come dire, la cronaca quotidiana è quella e continua ad essere quella della vendita. Assolutamente sì, è una vendita differente rispetto al passato, necessita delle skills estremamente settoriali ed è il motivo del master, un master che deve vedere nei giovani laureati cercare un'esperienza molto concreta da mettere a disposizione prima di se stessi e poi delle aziende che rappresentano qui il master. I partner di questo master sono partner tutti, come dire, blasonati. Sì. E protagonisti della realtà economica pugliese. Sì, pugliese non solo, ci sono multinazionali che dal nord si sono affacciati al master pur essendo qui logisticamente a Bari, piuttosto che aziende di eccellenza nel patrimonio pugliese che da subito hanno sposato la causa del master, quindi sono molto contento e soddisfatto perché è pioniere e mi auguro possa essere il primo di una lunga serie. È un percorso che si pone in complementarietà con quello universitario? Ma diciamo che l'università con cui stiamo dialogando ha ovviamente dei percorsi formativi, questo è un po' differente perché è molto settoriale, è molto specifico, è in ambito sales, prevalentemente in ambito sales e quindi con dei moduli dedicati al mondo commerciale puro. Vedremo con l'università se riusciremo a fare un percorso comune. Un'ultima domanda, questa prima esperienza, questa prima proposta, sì. Quanti giovani potrà vedere coinvolti? Ma guardi, massimo 30-35 che è il numero che ci siamo dati, a numero chiuso, per poter poi garantire la possibilità di accedere a stage e tirocini formativi, ovviamente a seguito di selezioni che verranno fatte all'interno delle aziende. Buon lavoro. Grazie.